Bentornato nel mio canale YouTube. Auguro a tutti voi un nuovo giorno felice e fortunato. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è venerdì 2 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Grintosi e brillanti grazie al trigono Luna-Venere. Mattinata col motore rombante, grazie alla Luna nel vostro segno, collegata a Venere da un trigono bollente. Schizzate giù dal letto e iniziate subito il vostro venerdì frenetico tra lavori da sbrigare in fretta e organizzazione degli svaghi serali. Ancora più impegnativa la giornata di chi ha un'attività in proprio e non si può concedere pause, le serate estive sono fatte per uscire, ma voi, tesaurizzando tempo ed energia a disposizione, rinviate tutto al weekend, quando finalmente tirerete il fiato. Se la stanchezza vi coglie all'improvviso, mentre gli altri se la scialano all'aperto, voi sonnecchiate sul divano. Se almeno in giardino aveste un'amaca. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli, mature ed equilibrati altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. Avrete ottime garanzie da parte di legali e notai, fate affidamento però sulle vostre capacità di discernimento per capire ciò che è più opportuno per voi. Buone notizie in arrivo da persone che non si vedono da tempo. Siete in alto mare e non sapete come comportarvi. Fermatevi e riflettete. Giove vi sorride, approfittate di questo influsso estremamente positivo con decisione. Ricordate che un pizzico di audacia non guasta. Abbiate più fiducia nel partner che riuscirà a tirarvi fuori da una situazione non molto piacevole. Non siate duri con una persona che vi rivela il suo amore per voi, in fondo innamorarsi non è una colpa. Piuttosto cercate di essere teneri e di far capire con fermezza, ma con delicatezza, il vostro pensiero in merito. Oggi vorrai dedicare tutto il tuo tempo libero ad un nuovo hobby, ti rilasserai ed il tuo fisico si rigenererà. Se siete di quelli che ostentano per malosità fate particolarmente attenzione oggi, qualcuno potrebbe sparlare di voi con l'intento di screditarvi e voi potreste opporre una reazione sproporzionata. Attenzione a un amico invadente. La soluzione è dentro di voi, fermatevi e meditate sulla vostra vita. Non lasciatevi ingannare da emozioni o convenzioni. Guardatevi dentro, siate onesti con voi stessi. La forza per superare ogni ostacolo è dentro di voi. Fissare il passato serve a poco se non traete i giusti insegnamenti e se, in conseguenza, non operate delle scelte precise. Iniziate con il fare una discreta pulizia nella vostra vita. La vostra visione della vita in questo periodo è eccessivamente cupa, cercate di ravvivarla un po', il vostro partner potrebbe aiutarvi in questo senso. Nonostante abbiate l'impressione che tutti vi diano contro in questa giornata, non dovete disperare prima del tempo, poiché troverete senz'altro sostegno sulle persone che non vi giudicano e che non vi lasceranno affrontare i problemi da soli. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate piuttosto di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Se hai avuto una giornata storta, trova il lato buono in quello che è successo. Hai il dono di trasformare le avversità in un vantaggio per te, usalo. Il pianeta dell'amore, Venere, è ospitata in una zona dello zodiaco per voi molto congeniale, il Leone vi prepara grandi soddisfazioni emotive. Il contatto con la vostra famiglia d'origine si rivela infatti particolarmente felice in questa giornata di inizio luglio, improntato alla condivisione e all'armonia di ogni componente. Forma fisica in ottimo stato, specie se siete nati nella prima decada arietina gratificata pure da un'ottima posizione di Marte sempre in Leone. Se vi godete il mare, il vostro fisico ne risentirà al positivo e ne avvertirete gli effetti in un fitness di tutto rispetto. Durante la giornata di oggi Venere sarà dalla vostra parte e questa è sempre un'ottima notizia. Al momento però avete cose più importanti a cui pensare, a cominciare dal lavoro, per cui l'amore è finito un po' in secondo piano. Cari Ariete, con Venere dalla vostra parte l'amore procede per il meglio anche se avete cose più importanti a cui pensare ora,
come il lavoro. Ecco, proprio da questo punto di vista potete ottenere tanto, anche grazie a una bella luna, quindi, fatevi avanti. Tutte le giornate che avete trascorso senza concludere nulla, saranno compensate da quella che state per vivere, in quanto troverete grandi opportunità da cogliere al volo. Recupererete tutto in una volta sola. Non capita spesso che si possano rimediare a degli errori, oppure che si possa avere una seconda possibilità. A voi è accaduto oggi e dovreste essere grati per questo grande regalo. Vi permetterà di avere più scelte in futuro. Fortunati oggi lo siete, grazie alla luna nel segno, ringalluzzita da Marte e da Venere entrambi in segno di fuoco che espandono tutte le vostre potenzialità, già ben espresse da Mercurio in sestile. Giornata ideale per gli intellettuali, amanti di mostre e visite guidate. Oggi la bellezza si respira camminando anche semplicemente tornando a piedi dal lavoro. Cautela nei confronti del Sole e di Plutone che vi innervosiscono senza condurvi al dunque. Amore ed Eros, il meglio che potreste desiderare, perché al fascino e alla fortuna in amore, oggi si unisce un'invidiabile dialettica, anche senza manuale del seduttore parlate con accenti appassionati e convincenti, che vanno diritti al cuore. Vero che siete originali e individualisti, ma quando vi innamorate anche voi sapete mettervi da parte per la felicità del partner. Vivrete una giornata di amore pieno ed elettrizzante. Sono tanti i sentimenti positivi che vi faranno vivere indimenticabili momenti di affinità insieme al partner. Novità in arrivo anche per i single. La vostra chiarezza nella comunicazione fa sì che il rapporto con la persona che avete accanto sfiori oggi la perfezione. Risolverete una delicata situazione familiare, che interessa il vostro partner, con il garbo e il buon senso, facendo affidamento appunto sulla trasparenza del contatto e sul dialogo franco che riuscirete a stabilire con le persone del vostro ambiente. Lavoro e denaro, il colpo di genio arriva quando meno ve lo aspettate, perché la creatività non timbra il cartellino. Spiegatelo al vostro capo, che vi marca stretti lanciandovi un sospiro straordinario, ma finché la vostra mente leonardesca non sforna la soluzione, rischiate di rimanere inchiodati per ore, perdendo tempo, energia ed entusiasmo. Sono probabili delle instabilità dovute ad una cattiva gestione delle vostre mansioni in questi giorni, cercate di rivedere il vostro modo di organizzarvi e vedrete che troverete ottime soluzioni. Programmate, con tutto il vostro spirito volenteroso, un progetto di lavoro che vi stimola e vi entusiasma. Marte è il segreto ispiratore di idee geniali che potrete portare a compimento, in team, con persone di vostra fiducia. Questa ipotesi previsionale è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal 29 marzo al 4 aprile. Benessere, a parte il solito torcicollo, prodotto dall'aria condizionata, state benissimo, anche senza seguire le regole. Mangiate e dormite quando vi pare, con ritmi che sfiancherebbero un cavallo da corsa, ma voi no. Aprite stesso per cambiare, soprattutto per quanto riguarda le abitudini alimentari malsane e la pigrizia. Il tuo corpo governa il tuo sentire, dagli il rispetto che merita. Per lei, smania di libertà, avventure amorose e decisioni all'ultimo momento, niente programmi, volete essere padrone assolute di voi stesse. Per lui, per un incontro a due che testerà le vostre capacità amatorie, tutto deve essere preparato a puntino, lenzuola di seta, profumi intriganti, cenetta afrodisiaca, augurandovi che non sia vegana, il vostro film comincia subito dopo il lavoro. Colore delle emozioni, rosso fuoco. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.